Prima di iniziare, lo sponsor di questo video è Piccole cose paurose, il nuovo libro di Ivano Mingotti. Link in descrizione. Il romanzo è ambientato nella Londra vittoriana del XIX secolo, pervasa da una mentalità tipicamente borghese e bigotta. Il giovane Dorian Gray, bello e affascinante, incomincia a rendersi conto di quanto è fortunato quando Bess Howard, un suo amico pittore, gli regala un ritratto da lui stesso dipinto che lo riproduce nel pieno della sua gioventù. Dorian conosce un altro uomo, Lord Henry Wotton, presso lo studio dell'amico pittore Howard. Wotton, con i suoi discorsi estremamente lunghi ed efficaci, avrà un ruolo decisivo nella sua vita. Influenzerà negativamente Dorian, che comincerà a guardare la sua giovinezza come qualcosa di veramente importante, tanto da provare invidia verso il suo stesso ritratto, eternamente bello e giovane, mentre lui è destinato a invecchiare. Colpito dal panico, Dorian stipula una sorta di patto col demonio, grazie al quale rimarrà eternamente giovane e bello, mentre il suo quadro patirà i segni della sua decadenza fisica e della sua corruzione morale. Dopo una tormentata storia d'amore con l'attrice di teatro Sybil Vane, finita col suicidio della ragazza dopo uno spettacolo in cui ha recitato male, Dorian, vedendo che la figura nel quadro invecchia, assume forme spaventose e smorfie incredibili tutte le volte che lui commette un atto feroce e ingiusto, nasconde il quadro in soffitta e si dà a una vita all'insegna del piacere, sicuro che il quadro patirà le sue miserie al posto suo. Non rivelerà a nessuno dell'esistenza del quadro se non a Howard, che poi ucciderà in preda a un atto di follia per le critiche rivoltegli dal pittore, che Dorian ritiene causa dei suoi mali perché è creatore dell'opera. Ogni tanto Dorian si reca segretamente in soffitta per controllare e schernire il suo ritratto, che invecchia e si imbruttisce giorno dopo giorno, ma che gli crea anche tanti rimorsi e timori. Infine, stanco della sua vita malvagia, Dorian lacera il quadro con il coltello con cui tempo prima aveva ucciso l'amico Howard. I servi trovano Dorian morto con un pugnale conficcato nel cuore, irriconoscibile e orribilmente avvizzito ai piedi del ritratto in cui il giovane è invece tornato meravigliosamente bello. Cercate un canale pieno di video sul mondo dell'editoria, su riassunti di opere note e non note e che parli insomma di letteratura? Cercate la vostra dose settimanale di libri e storie? Siete nel posto giusto. Iscrivetevi a Book Topics. Ogni settimana un nuovo video sul mondo dell'editoria.